Incontro con gli studenti delle scuole nissene per la promozione e la cultura del rispetto delle norme stradali e della prevenzione, oggi al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Questa è la mission del convegno promosso dall'Automobile Club alla presenza delle autorità cittadine. Un tavolo che ha voluto mettere a confronto riflessioni e punti di vista. Protagonisti del tavolo di confronto: il giornalista Vincenzo Borromeo, ancora Pera Civallelunga e Alfredo Scala, Peraci Maristella Giuliano, Antidanverso Giuseppe Naselli, ingegnere per Red Bull F1, e ancora il tavolo è stato moderato dal conduttore e giornalista Salvo La Rosa. Per me ovviamente è sempre una grande gioia poter parlare con tutti e fare una televisione o comunque una manifestazione di servizio, e soprattutto è importante, Carlo, parlare con i giovani. Oggi, anche oggi come negli anni passati, parliamo a centinaia di ragazzi delle scuole nissene e quindi è a loro che dobbiamo dare tanti insegnamenti, ma anche a noi grandi, perché poi per la strada andiamo tutti e purtroppo la sicurezza stradale è messa sempre a rischio da comportamenti che sono diventati normali ma che sono invece pericolosissimi. Quindi ricordare che bisogna mettere le cinture, indossare il casco quando si va in moto, non guardare e non parlare al telefonino, non chattare, queste sono cose che possono sembrare banali ma che invece ancora sono dei rischi continui per la strada. Intervento mirato, quello del prefetto di Caltanissetta. La prevenzione è un'arma fondamentale, soprattutto per le giovani generazioni, per imparare a comprendere i rischi connessi alla, diciamo, circolazione stradale. Il tema della sicurezza stradale oggi si impone purtroppo perché i numeri sulla mortalità, soprattutto dei giovani, ma anche, diciamo, degli incidenti semplicemente con feriti, è molto, diciamo, ancora molto alto. E quindi è importante per gli studenti, per i ragazzi, comprendere che le regole sono fondamentali. Tanti gli insegnanti e gli alunni presenti e partecipi. Per noi insegnanti è molto difficile parlare ai ragazzi di regole. I ragazzi sono sempre refrattari alle regole. Quindi iniziative di questo genere che fanno sì che i ragazzi prendano coscienza e consapevolezza attraverso strumenti diversi, queste iniziative sono assolutamente utili ed indispensabili.